Posso esserle utile? No, devo essermi sbagliato. Stavo cercando Arrosio, l'investigatore. Mi scusi tanto. Oh, no, no, aspetti, aspetti. Sono io l'investigatore privato, sì. Ah, sì? Eh già. Io... Ecco, beh, non fa niente. Ma no, si segga, la prego. Io veramente... E voilà, esponga. Vede, è una cosa pericolosa, io penso... Sì, che... sì, sì, lo so cosa pensa. Questo tipo così dozioso, se vede un topo, salta sopra una sedia e si mette subito a strillare. È così, non è vero? Sì, è proprio quello che penso. Ah, voi eterosessuali. Immagino che lei non avrà mai avuto esperienze omosessuali. Non sono ferrato in materia. Ah, no? Anche noi siamo uomini, soltanto di una specie un pochino diversa. Ah, sì? Mm-hmm. Chi paga? Tu? Che cosa ha preso? Una bistecca, tre sandwich, due uova e una bottiglia di birra. Ah. Ecco il punto. Meno male che non aveva fame. Grazie. Devo dirti che sono molto incerto sul da fare. Non so, la tua storia ha dell'incredibile. Beh, io non so che farci. Sì, è una gran bella gattona da pelare. Meno male che le statistiche sono a nostro favore. Le statistiche? Ma certo. Devi considerare, mio caro, che io sono un investigatore che ha completato onorevolmente i suoi corsi, dimostrando una enorme dimestichezza e versatilità per le tecniche più moderne. E nonostante ciò, in 3 anni di onorata professione, non ho risolto neanche un caso. Nemmeno uno. Nemmeno uno che uno. Interessante, non trovi? Sì, penso di sì, ma forse non significa... Significa questo? Che statisticamente parlando, una delle più impressionanti sequenze negative è destinata ad essere interrotta. 84 fallimenti. Un record fantastico, assolutamente favoloso. Una serie così non può non venire interrotta. Potrei restare seduto nel mio ufficio e il criminale si presenterebbe da solo. Non farai mica così. Oh, no. Il tuo caso mi appassiona in modo molto particolare. Ti assicuro.